ti dico 21 dicembre 2012. Non mi viene in mente nessuna data in particolare. Dicono che fine del mondo, però non ci credo. Non so, scaramantica. 2012. Futuro. La fine del mondo, La fine del Francesca. mondo. Se ti dico 21 dicembre 2012. È nato il mio ex. Secondo me sono tutte chiacchiere che girano. A me me l'hanno detta, la fine del mondo 50 anni fa, e ancora sto qua. Solo Dio lo sa. Bless Jesus. Questo è un reality, ma non un reality vero e proprio. 10 protagonisti, 10 personaggi che si trovano improvvisamente catapultati in una sorta di fine del mondo, una specie di scenario apocalittico. I protagonisti sono divisi in due gruppi, ciascun gruppo è composto da 5 persone, 5 personaggi. Ciascun gruppo però crede di essere il solo e ignora l'esistenza dell'altro. Ci sarà un'apposita giuria che avrà il compito di valutare quali dei due gruppi sarebbe in grado, in una ipotesi di reale fine del mondo, di sopravvivere, quale dei due gruppi è in grado di mettere in atto i comportamenti più adatti alla sopravvivenza in una situazione così estrema. D'acqua, me lo lavo le mani, che ne so. Le nostre riserve d'acqua si stanno lentamente esaurendo. Potrebbe essere una cosa intelligente imparare a utilizzare l'acqua piovana, almeno per lavarsi. Voi che ne dite? No, scusa, perché quelli della produzione non ci portano più acqua? Cioè, poi lui ieri si è pure lavato i capelli. Ah, ma guardate dove stiamo, cioè, se non ci laviamo qui ci prendiamo una malattia sicuro. il prendersi cura di sé è progressivamente aumentato dal secondo dopoguerra in poi. Dalle esigenze fondamentali di igiene si è tuttavia giunti in tempi recenti a situazioni generalizzate che sono l'ossessione compulsiva. Rare sono conseguenze dall'entità più grave, ma ci si dimentica del fatto che per lavarsi basterebbe l'acqua. È assurdo che nel 2012, almeno questo secondo la mia opinione, gente come noi sta qui a farsi il problema di acqua, vino, birra o qualsiasi altro liquido, quando nel 700. Quella dell'igiene personale non è una regola comune per tutti. Per esempio, la maestosa reggia di Versailles, in Francia, massimo splendore sotto Luigi XIV, si estende su 67.121 metri quadrati. E dispone di 700 stanze, 2.513 finestre, 352 camini, 67 scale. Eppure, coloro che furono ospiti del sovrano ci hanno lasciato memorie sconcertanti della mancanza di igiene regnante. Nelle sale erano cioè presenti sontuose sputacchiere e seggette con catini per liberarsi. Ma non esisteva un bagno che fosse uno. Questo è il secondo gruppo e ha una composizione diversa rispetto alla prima squadra. È costituito da 3 donne e 2 uomini. E questo potrebbe creare delle dinamiche diverse, un equilibrio diverso rispetto alla squadra che abbiamo visto prima. Fra i componenti di questo secondo gruppo c'è una ragazza un po' particolare che si è portata dei libri e anche un lettore MP3. Anche questo gruppo, come l'altro, si trova a dover affrontare tutti i problemi legati alla sopravvivenza e quindi la mancanza d'acqua, la mancanza di cibo. In più, questo secondo gruppo sta in uno spazio più aperto e quindi è soggetto al sole, al vento, alla pioggia, a tutti i diversi eventi atmosferici. L'hai mai letto quel libro, quello che parla del giardino? Giardino segreto. Bravo. Bravo. Hai mai pensato, non so, di scrivere così? Perché scrivere? Piacerebbe scrivere. Ci hai mai provato? No. Scusate amici. Scusate amici. Questo che vuoi? Che dici? Che sta di, ma lo capisci? Ma sinceramente sono l'avvocato, ma non traduttore, camionista. Io raga, russo non lo so, non gli so rispondere. Lo riscia a legna, a legna. A legna. Legna.
Il fuoco ha da sempre un valore strumentale. Un gruppo di persone può disporsi intorno a un fuoco. Questa disposizione facilita una circolarità, una fluidità tra i rapporti, tra i componenti di un gruppo che si sentono al medesimo livello e questo facilita una comunicazione di tipo non verbale, spesso più spontanea rispetto ad una di tipo verbale. Что вы там нашли? Что вы там нашли? Sì, ok. A legna. Hai presente arbusti? Cioè legna che serve per fire, fuoco? Quella dovresti cercare della legna. Oh, avvocà! Ha trovato la legna! Buona, che mia è trovato la legna! Grazie! Questa una capanna, tutto! Grande! Che ti stai leggendo? La ragazza che giocava con il fuoco. Quanti libri leggi approssimativamente tutto l'anno? Diciamo 3-4. Libri? Una decina. 10-12. 1-2, massimo. Penso più di una decina. Ah, pochissimi. Non leggo molto. Ho letto soltanto un libro una volta e basta. Ti piace tanto leggere? Sì, molto. Io in realtà non amo molto leggere. I titoli di studio influiscono fortemente sui livelli di lettura. In Italia, il 44,9% della popolazione è a ogni modo composto da lettori deboli, quelli che arrivano sì e no a 3 libri letti ogni anno. Come lettori forti si indicano coloro che prendono in mano e finiscono oltre un libro ogni mese. Così quindi, se so così. È sera, i protagonisti hanno appena cenato con gli alimenti che si sono scelti nella tenda prima di entrare qui a Reality. Fino a questo momento loro hanno pensato di aver preso parte solamente ad un reality, ma un po' alla volta le cose stanno cambiando. Da parecchi giorni la produzione non manda loro più alcun segnale, non si fa più sentire e i protagonisti iniziano ad essere parecchio preoccupati. Ma un po' alla volta la produzione inizierà a mandare loro dei segnali che gli faranno capire che al di fuori dei reality qualcosa è profondamente cambiato. Ho mangiato così male solamente in Kazakistan, me lo posso assicurare. Kazakistan? Kazakistan? Bielorussia. Bielorussia, Minsk, Chernobyl. Chernobyl? Dove è successo? Da, avaria, in 86 году, кажется. Quindi non sei... Мне было только месяц, когда авария произошла. Questo è un buon veicolo per l'interazione. Augusto ha spiegato a Rebecca quanto egli avesse compreso. Ed infatti si è espressa la circolarità della comunicazione. In un dialogo tra Augusto e Rebecca si è inserito Sasha, la cui voglia ed il bisogno di farsi comprendere sono evidenti. L'esito è palese. Augusto e Sasha si sono intesi, sia pure in modo frammentario, per la prima volta in 5 giorni. Bielorussia. Vabbè, vi siete capiti? Bielorussia. 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 Mamma mia, che posto! Davvero, ma chi ce l'ha fatto fa? Mi sembra di stare dove lavoravo prima. Okay, che facevi prima? Il vigilante. Ah, me l'avevi detto poi. Te invece che lavoro facevi? Dite la verità, lavoravo in banca. Uè, sì, sono io. Compra tutto, eh? Sì, le devi comprare, sì, quelle che metto prima. E vendi le altre. Pensa tu se veramente esiste la reincarnazione. Magari nella prossima divento un falco che volo. Io spero di essere un giocatore da calcio. Per i soldi e per le donne, cioè. Eh beh. Se dovessi reincarnare in qualcosa, in cosa ti reincarneresti? In un gatto. Sto bene così, sinceramente. Un cani? Ma penso di essere felice così. Un'attrice, no. No. Una persona molto istruita, molto... Non lo so, non credo nella reincarnazione. Beh, sicuramente un animale. Ah, non lo so. Se vorrei incarnarmi in un essere umano. Capito.
tanto, ma te sei proprio una pippa, sei. Ma te c'è culo, cioè la fortuna, culo. Sì, ma sì. Tutta culo? Fortuna. Sì, triste, ti piacerebbe tutto, tutta un gioco di fortuna, triste. Sì, mazza. Triste è un gioco di fortuna. È un gioco di fortuna. Mamma mia, te voglio far vedere io quando viaggiavo che mi fermavo un casino dopo l'altro e li sbancavo tutti quanti. Ma dove? Kazakistan, ci stanno i casino, perché non lo sai? Poi una volta c'è stato un incidente con 10 macchine accappottate, ho salvato tutte le persone, due l'ho tirate fuori dalle fiamme e poi pure è passata una bella ragazza, me la sono rimorchiata pure, tutto sudato. Ti giuro. E vincevi pure? Vincevo, li sbancavo. Sai come? Col gioco dei dadi. In 3 lanci di un dado a 6 facce, la probabilità di ottenere un 6 è pari al 42,13%. La probabilità di essere colpiti da un fulmine nell'arco di 80 anni è pari a 1 su 3.000. La probabilità che la Terra venga colpita da un meteorite dalla potenza devastante è pari a 1 su 250 milioni. La probabilità di vincere al Superenalotto è 1 su 622.614.630. Por favor, tira la porta dell'ascensore. Finiscila con sta lagna. Mamma mia, ragazzi, cioè, voi passate tutta la giornata a giocare con i sassolini, questo racconta le cose, i casinò. Io sto cantando e poi magari, ma voi, ma che ne sapete? Io magari potrei essere l'ultimo cantante è rimasto sulla terra, l'erede di Elvis Presley. Elvis? Ha detto Elvis Presley? Ma Elvis Presley non è mai morto. Innumerevoli sono infatti le teorie secondo cui il re del rock and roll non sarebbe deceduto a Memphis, Tennessee, il 16 agosto 1977, ma sarebbe stato fatto semplicemente sparire. Centinaia sono stati del resto nel corso degli anni successivi i presunti avvistamenti di Elvis Presley, al quale sarebbe dunque toccata una sorte particolare, la stessa attribuita da molti fan anche a Marilyn Monroe, a Jim Morrison, da ultimo anche a Michael Jackson. Por favor, tiene la porta dell'ascensore. Por favor, tiene la porta dell'ascensore. Por favor. Tiene la porta dell'ascensore, por favor, tiene la porta.